Un lavoro lungo e complesso che ha portato a chiudere un altro cerchio, quello della squadra alla guida delle aziende sanitarie della Regione, presentata questa mattina ad Ancona. Antonio Draisci è stato nominato direttore del Dipartimento Salute, mentre Flavia Carle, direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Presenti in conferenza anche il direttore generale dell'IRCA, Maria Capalbo, e Armando Gozzini, a capo dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Invece, per quanto riguarda le aziende sanitarie territoriali, quella di Ancona vede alla guida Gianni Stroppa, quella di Macerata Daniela Corsi, l'asta di Fermo Gilberto Gentili, quella di Ascoli Piceno Nicoletta Natalini, mentre il direttore dell'asta di Pesaro Urbino, come noto, è Nadia Storti, che durante l'incontro ha elencato i prossimi obiettivi. È davvero una grande sfida lavorare nella fusione di queste due aziende, cercherò di prendere il meglio di entrambe perché ognuno aveva qualcosa di bello e qualcosa di meno bello, quindi valorizzazione del personale, rimettere insieme i percorsi attraverso un sistema di rete cliniche, dare ai cittadini una risposta in sede per evitare di spostarsi fuori e dare soprattutto una risposta di qualità e puntare su alcune cose che sono la medicina di genere, la trasparenza, percorsi clinico-assistenziali e mettiamoci anche l'impegno di abbattere liste d'attesa con un criterio però di appropriatezza e di correttezza, integrando quelle che sono liste d'attesa, presa in carico dei cittadini e screening oncologici che abbiamo nella nostra regione. Ce la metteremo tutta, la squadra io credo che sia una squadra vincente, siamo una grande squadra di calcio e andiamo avanti tutti insieme. Ad aprire la conferenza il governatore Francesco Acquaroli, che ha ricordato il lungo percorso che ha portato al completamento delle figure individuate, le quali avranno il compito di calare sul territorio gli obiettivi sanitari. Da oggi parte questo percorso di riforma della sanità marchigiana. Siamo in attesa dell'approvazione del piano sociosanitario che è in discussione nelle commissioni e che credo che dovrà arrivare in consiglio regionale nella prima settimana di agosto, al limite nella seconda settimana, ma vorremmo approvarlo appunto prima della pausa estiva. Le criticità noi dobbiamo distinguerle perché ci sono delle criticità che sono assoggettabili, riconducibili all'organizzazione del sistema sanitario regionale o all'organizzazione di un singolo territorio, e poi la criticità più forte che vive la Regione Marche e che vivono in sostanza tutti i sistemi sanitari regionali sono dovuti al turnover, cioè i medici che escono per andare in quiescenza che non sono sostituiti dai medici entranti perché purtroppo le università italiane non sono state in grado di formare lo stesso numero, un numero sufficiente a contemperare le esigenze. E dall'altra parte il tetto al costo del personale. Vogliamo fare polemica o guardare indietro, vogliamo semplicemente guardare avanti partendo dal dato di fatto e cercando di dare le risposte, perché poi i cittadini e gli utenti vogliono le risposte migliori possibili nel minor tempo possibile. Sui livelli essenziali e assistenziali, ha poi aggiunto l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, la nostra regione è ancora in testa. A dire che la situazione sanitaria è peggiorata, detto e falso, sulla base di dati oggettivi. Poi l'assessore ha replicato alle critiche avanzate durante l'ultimo sit-in indetto dalle organizzazioni sindacali, al quale hanno partecipato circa 2.000 persone. A nome di tutti i dirigenti e dei medici, che le Marche sono la terza regione in Italia per il soddisfacimento dei LEA, prima di noi cioè la Lombardia e l'Emilia Romagna. Dietro di noi tutte le altre regioni, quindi tutte queste criticità sui LEA me le dovete dimostrare. Il nuovo governo dovrà affrontare, perché i governi di cui il PD ha fatto parte dal 2012 in poi, perché dal governo Monti fino al governo Meloni, il PD ha governato praticamente ininterrottamente per quasi 8 anni su 10, e i problemi del sottofinanziamento, della mancanza dei medici, del fatto che abbiamo una gran parte di ospedali chiusi, 14 famosi ospedali chiusi dal PD, ecco, questi sono problemi che non sono emersi oggi, quindi inviterei le organizzazioni sindacali ad una riflessione. Nei governi precedenti noi non ne abbiamo viste tutte queste manifestazioni, però continueremo il dialogo, continueremo l'approfondimento, ed è giusto che i sindacati facciano e svolgano fino in fondo il loro dovere, che è quello di rappresentare i lavoratori e i diritti più in generale della nostra comunità.